Giornata mondiale contro la violenza sulle donne organizzata presso il centro sociale Don Bosco a Polla, una giornata organizzata dalla Consulta delle amministratrici del Vallo di Diano, dall'associazione Aretusa, dal piano sociale di zona e dal comune di Polla, con la partecipazione di diverse amministratrici del Vallo di Diano e del Tanagro. Si parlerà di percorsi, progetti con le donne e per le donne contro la violenza di genere. Oggi è una giornata importante nel Vallo di Diano, tanti gli appuntamenti su un tema così importante, così attuale. Oggi sentiamo l'attenzione delle cronache che i numeri di femminicidio aumentano sempre di più. Il nostro impegno sui territori è quello di diffondere la cultura di parità di genere. L'impegno che noi ci prendiamo, io in qualità di consigliera di parità, è quello di diffondere anche politiche rivolte all'inserimento lavorativo delle donne, perché una delle maggiori discriminazioni che le donne subiscono è la violenza economica. Avere un lavoro significa avere autonomia, avere indipendenza e condividere scelte con il proprio compagno e non subire le scelte del compagno. Questa di oggi a Polla non vuole essere assolutamente una giornata celebrativa, vuole essere una giornata dedicata alle nuove generazioni, perché noi donne siamo convinte che sugli adulti possiamo fare poco, ma dove dobbiamo fare molto è sulle nuove generazioni. Quindi bisogna educare i ragazzi sin dalla tenera età a non commettere violenza, a considerare l'altro sesso di pari dignità. Ed è questo il tema più importante di cui oggi parleremo. Un'altra cosa, oggi è presente tutta la consulta delle donne amministratrici, sono presenti alcune importanti associazioni del Vallo e tutte insieme presenteremo un po' quello che è stato il nostro anno insieme. È nato anche il centro antiviolenza qui ad Atena, che ha dato già molti frutti. Circa 20 giorni fa abbiamo festeggiato il primo anno di questo importantissimo centro e quindi vogliamo fornire anche a tutte quelle donne che si trovano in condizioni di disagio i percorsi dovuti per poter risolvere i loro problemi.